Grazie. Posso? Grazie, grazie eccellenza. E la novità insomma vera del dibattito è la decisione di Libera, non so se poi verrà seguita anche per emulazione da RF, di presentare alcune centinaia di emendamenti con un dichiarato fine ostruzionistico. Penso sia perfettamente legittimo, l'opposizione è lecito che adotti l'ostruzionismo come forma di protesta politica. Normalmente l'ostruzionismo si fa sul progetto di legge che non si vuole, in questo caso lo si fa per allungare i tempi e non arrivare alla prima lettura. È una cosa, vi dico, non sto a contestarvelo, è perfettamente legittimo da parte vostra. Tuttavia io penso invece che se ne debba discutere, non perché vi sia un preconcetto favorevole o negativo. L'Aula, come ha detto giustamente il segretario Gatti, può riservarsi anche di non approvare il progetto. Insomma, non vedrei nulla di scandaloso se si facesse una scelta di questo tipo. L'Aula è evidentemente sovrana e naturalmente può respingere le proposte che provengono dal governo laddove non le ritenga opportune. Io penso però che indipendentemente dal merito del DES, su cui non voglio entrare perché evidentemente non è oggetto di questo comma, discuterne sarebbe importante se non altro perché in un senso o nell'altro le posizioni sul DES determinano, in qualche modo conformano o aiutano a conformare anche pubblicamente le idee di modello economico che si hanno, che le varie forze politiche o i vari consiglieri o i vari segretari di Stato hanno per il Paese. Questo io penso sia un elemento di confronto fondamentale e da ciò ne deriva anche il fatto che un progetto di questo tipo io credo non possa essere attuato contro il Paese, contro la volontà del Paese, ma di questo, ripeto, se ne dovrà discutere e io penso che si debba avviare un ampio dibattito non solo nell'Aula ma in tutto il Paese in merito al DES, ma il DES deve essere, penso, un'occasione innanzitutto per riflettere su che tipo di modello e di sviluppo economico vogliamo per il nostro Paese. Questo penso sia la cosa più rilevante. Per quanto invece attiene, però ribadisco, è perfettamente legittimo da parte vostra fare una scelta di ostruzionismo, anche se secondo me insomma priviamo l'Aula e il Paese di un dibattito invece che secondo me potrebbe essere interessante anche dal punto di vista politico. Come dicevo, tornando strettamente al bilancio, solo un minuto, vorrei evidenziare il fatto, a mio avviso che non è abbastanza sottolineato, di quanto in qualche modo lo sviluppo economico già stia avvenendo. Se noi guardiamo i dati fiscali principali, diciamo le due principali entrate che sono l'IGR e l'imposta monofase, che sono principali, importanti sia per la loro mole, sia perché sono indicatori significativi, vediamo che rispetto al 2019 le entrate IGR sono aumentate di quasi il 10%, oltre 10 milioni di euro in più, e l'imposta monofase invece sono aumentate di circa 16-17 milioni rispetto al 2019. Questi sono elementi assolutamente importanti e confortanti, che parlo dell'assestato 2021 evidentemente, del consuntivo 2021. Questi sono dati assolutamente importanti che ci fanno ben sperare circa le prospettive economiche del nostro Paese, ripeto, indipendentemente da singoli progetti che dovranno essere discussi in quest'Aula e in questo Paese.